Sono mamma di una ragazzina diversamente abile, frequentante l'istituto superiore, che ancora per una volta le è stato negato il diritto di avere un'assistenza all'autonomia. È un problema che spesso e volentieri si riafferma ogni anno in diverse forme. Quest'anno mia figlia ha subito un disagio molto importante, vuoi dalla situazione della pandemia che stiamo vivendo, ancora di più maggiorato dall'assenza di un'assistenza all'autonomia che le permette di poter sentirsi parte integrante della classe e della società. Vero sì che il sistema ritornerà ad essere attivo da giorno 8, nel frattempo però per almeno una settimana mia figlia non è esistita, almeno per la società non ha fatto parte di questa realtà. I ragazzi come mia figlia subiscono ogni anno per diatribe burocratiche o amministrative dei disagi. Perché spesso c'è l'interruzione del servizio durante il corso dell'anno. Assolutamente, assolutamente. Spesso non inizia mai in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico. Spesso viene interrotto prima delle vacanze di Natale, poi viene ripreso. Non c'è una continuità, non c'è una costanza. Questo diritto viene negato. I nostri figli non esistono a contratti trimestrali o settimanali. I nostri figli esistono per l'anno scolastico da settembre a giugno ed è giusto che questo diritto venga loro riconosciuto. Lei, a proposito di questo, e per affermare il diritto allo studio dei tanti giovani e studenti disabili, ha organizzato un flash mob di fronte, il Palazzo dell'Assemblea regionale siciliana previsto per il 9 febbraio. Esattamente, io ho organizzato un sit-in il 9 di febbraio dalle 10 alle 14 in concomitanza alla convocazione che ci sarà presso l'Assemblea regionale siciliana della quinta commissione che riguarda la salute, la famiglia e con l'assessore alla famiglia. E anche i rappresentanti della città metropolitana. Vorrei sensibilizzare questi organi che i nostri figli esistono tutto l'anno, 365 giorni all'anno e se vogliamo utilizzare l'anno scolastico, perlomeno dall'inizio di settembre fino alla fine di giugno e hanno dei diritti riconosciuti e loro che sono gli organi preposti devono fare in modo che questi diritti vengono espletati.